in un funerale come questo. Anche a me, vescovo, vengono a mancare le parole adatte. Ci converrebbe stare in silenzio, in segno di profondo rispetto per un dolore troppo grande, di fronte ad una morte efferata che ha stroncato una figlia, una sorella, una fidanzata. Nel fior della vita, carica di sogni e di speranze. Ora tutto è soffocato nel dolore e nel pianto. Ma se una parola la dobbiamo pure esprimere, vuole essere solo per manifestare vicinanza amica alla famiglia. L'omelia del pastore della diocesi ha poi toccato il tema della cultura di sopraffazione in cui viviamo. Ecco le sue parole. È un bollettino di guerra che riteniamo debba esaurirsi in una decisa determinazione dell'intera società a porre fine a questa ignobile e inumana mattanza di donne. Ma per raggiungere questo obiettivo di natura puramente civile occorre modificare alla radice almeno alcuni filoni di cultura, tutte espressioni di una barbarie inedita, ritenute invece manifestazioni di libertà avanzata. La cultura della sopraffazione, del più forte, della rissosità, della sfrenata e ostentata libidine sensuale. Valga questo funerale almeno come scuola di vita, così la morte tragica di Chiara, pur se assurda, non sarà stata del tutto invano.